la consulenza innovativa in ambito energetico per accompagnare imprese e famiglie verso un futuro sempre più ecosostenibile, green e pulito. Cari amici di Fanno TV, bentrovati. Questo è il secondo approfondimento in studio in cui ci occupiamo del mondo dell'energia e lo facciamo grazie all'azienda Powerbrain, di cui questa sera ospitiamo il co-founder Giovanni Piccoli. Buonasera. Buonasera. E diamo il benvenuto anche ad Eros Bocchini, amministratore di New Copromo, ditta fanese. Buonasera. Buonasera. Allora, questa sera parliamo delle aziende e di consulenza energetica aziendale. Giovanni, ci può raccontare qual è l'approccio con le aziende? Che cosa si intende per consulenza aziendale? Allora, Mariana, prima di parlare dell'approccio proprio della consulenza, vorrei fare una premessa che è molto importante, perché tutto quello che è nato insieme ad Alessio, il mio socio, è nato per un'esigenza che era personale. Di conseguenza, perché a tutti è capitato di cambiare fornitore, di trovarsi pure peggio, di non trovare il consulente che lo seguiva. Di conseguenza noi abbiamo plasmato la nostra azienda proprio su quei principi. Questo cosa succede? Succede che praticamente poi diventa ogni cliente unico, proprio sulla base di quella esigenza che avevamo, abbiamo costruito la Powerbrain facendo diventare ogni cliente unico e studiando per ogni cliente un vestito fatto su misura. Quindi consulenze personalizzate. Esatto. Questo perché? Perché qualsiasi azienda opera in settori diversi, consuma l'energia in momenti diversi, la utilizza anche in modo diverso, di conseguenza col vestito su misura è fondamentale per noi per far trarre i maggiori benefici all'azienda che abbiamo come cliente. Ecco. Quindi la consulenza aziendale fa sì che ognuno, in base alle proprie esigenze e caratteristiche personali, possa ottimizzare al meglio sia l'energia sia le proprie risorse. Assolutamente. Quindi, scusami. Prego. Questo perché non deve essere neanche, non ci limitiamo a studiare il mercato, ma molto spesso cerchiamo anche di anticiparlo. È fondamentale in questo momento, perché negli ultimi 2 anni abbiamo avuto talmente tante situazioni e come dire, particolari, proprio per le vicissitudini della guerra, anche della ripresa della pandemia. Di conseguenza le speculazioni vanno anticipate, perché se si reagisce nel momento che c'è una speculazione poi è troppo tardi. Giovanni, in termini pratici, quali sono stati i benefici che hanno tratto queste aziende? La maggior parte, no, tutto il nostro portafoglio clienti, anche quelli che sono arrivati proprio alla soglia della guerra del 2022, non si sono nemmeno accorti di quello che è successo nel mercato. Vi spiego un attimo quello che è successo, perché poi ci ritroviamo con dei clienti che ci dicono: ah, aumentate l'energia. Certo, nel 2022 nemmeno vi siete accorti, ma siamo passati da una media di 70 euro al megawatt, quindi 7 centesimi al kilowatt, del 2019 a 30 nel 2022, quindi quasi 4,5 volte. Esponenziale l'aumento, sì. Ecco, per fare un esempio adesso in termini economici, potevamo trovare un'azienda tranquillamente che pagava 10.000 euro al mese di energia, se ne ritrovava a pagare 35. Quindi ecco, alla fine dell'anno quei costi maggiori tendono a modificare anche i bilanci delle aziende. Cioè, una situazione è stata molto molto delicata. Quindi un'analisi dettagliata può aiutare ad ottimizzare e a identificare delle opportunità di risparmio. Assolutamente, le aziende possono innanzitutto non avere problemi e di conseguenza mantenere i loro margini sui prodotti, perché proprio le aziende che sono state in balia del mercato del 2022 si sono trovate con tante difficoltà anche a reperire i margini o chiudere i bilanci di quell'anno dove l'energia ha avuto un costo esagerato. Di conseguenza, ecco, la nostra opera, la nostra consulenza tende proprio, come dicevo, sul vestito su misura, a studiare sia le strategie per poterli tutelare quando ci sono queste speculazioni, ed anche arrivare a costruire un piano insieme al marketing e al loro prodotto di costruzione proprio del prezzo finale. Quella, ecco, è la parte ancora più elegante
del nostro lavoro che abbiamo con la maggior parte dei nostri clienti. Abbiamo detto anche nello scorso approfondimento che il mondo dell'energia è in continua evoluzione e è anche difficile trovare dei consulenti competenti in questo settore. E una riprova del vostro lavoro è sicuramente una testimonianza importante delle aziende che seguite e la New Copromo è una di queste. In che modo quindi le soluzioni energetiche sostenibili possono migliorare proprio la reputazione di un'azienda stessa? Guarda, io penso che ormai tutta l'Europa sta seguendo la parte della responsabilità ambientale proprio per le problematiche che abbiamo di questi nubifragi, stravolgimenti ambientali dovuto all'impatto dell'energia, dal consumo dell'energia. Dobbiamo essere sinceri, ogni metro cubo anche a casa che utilizziamo porta 1,8 kg di CO2. Di conseguenza è molto impattante sull'ambiente il consumo dell'energia. Ci sono tante possibilità da farlo, si può fare a casa, si può fare nelle aziende. Ecco, l'azienda della New Copromo, secondo me, è un'azienda che ha una risposta ambientale importante perché si è efficientata, hanno un impianto fotovoltaico importante suo proprio per ridurre i loro consumi, diventa una leadership nel settore. Ed è anche una possibile acquisizione di clienti perché molta clientela adesso è molto sensibile all'ambiente, di conseguenza io stesso se devo comprare dei prodotti e so che l'azienda che li produce è green, li compro molto più volentieri. Vi faccio anche un esempio per essere ecco, più chiaro anche per il pubblico. Quando dico un metro cubo di gas, è Sì. molto semplice consumarlo perché la Spagna adesso, per esempio, ha attuato un meccanismo. Avete presente i nostri rubinetti che abbiamo a casa? Partono dal centro. Ogni volta che li apriamo, facciamo l'acqua tiepida, parte la caldaia. Quella partenza, che noi nessuno ci accorgiamo, sono circa 30 metri cubi all'anno. 30 metri cubi diventano oltre 50 kg di CO2 prodotta. In Spagna adesso il rubinetto, l'acqua fredda parte dal centro, poi gradualmente si va andare a sinistra perché è un'abitudine a tenerla. Sono 30 metri cubi di gas risparmiati. Ecco, pensate a tutte le case o a tutte le aziende, perché i bagni pubblici per le aziende che hanno, uno va a lavare le mani e fa partire la caldaia e consuma gas. Di conseguenza, ecco, dovremmo condividere tutti dei comportamenti responsabili per evitare un consumo importante di energia e soprattutto limitare la produzione di CO2 e perseguire l'ambiente poi. Dedicheremo poi una puntata specifica proprio a dispensare tutti questi consigli. Ma veniamo alla New Copromo. Eros, ci puoi raccontare la tua esperienza a partire dall'approccio che hai avuto con Power Brain? Insomma, quali sono state le tue esigenze, quelle che hai esplicitato loro e in che modo, insomma, sono riuscite ad abbracciare la tua richiesta, la tua Sì, proposta? dalle prime bollette che sono aumentate, abbiamo visto che i nostri consumi erano importanti, perché lavorando con celle frigorifere, sala di produzione a temperatura controllata, e vedevamo che le fatture erano molto importanti. Allora abbiamo scelto di chiamare Power Brain per avere una consulenza. Quando ci siamo visti, abbiamo iniziato a buttare giù un po' i conti, ci hanno spiegato bene come fare e abbiamo provato. E abbiamo avuto dei grossi risultati, dei risultati importanti, molto importanti nei consumi, nelle fatture, nei costi. Ecco, e quindi avevate già un'idea, voi come azienda, sicuramente un'idea dal punto di vista economico, insomma, siamo arrivati a Sì. questa cifra, ecco, questo per spiegarlo anche al pubblico a casa, e questa cifra non è più sostenibile. A questo punto subentra Power Brain e che Sì. cosa fa? Ma guarda, noi per l'azienda New Copromo abbiamo fatto quello che tendenzialmente facciamo un po' per tutte le aziende e andiamo ovviamente a prendere le forniture, studiare un piano strategico che è quello di modularlo anche con tante situazioni geopolitiche perché fondamentalmente il mercato dell'energia adesso, come ha detto nella precedente puntata il mio socio, viene colpito da tante speculazioni che vengono anche da una possibile guerra, ovvio che quella non potremmo mai prevederla, però
quando si susseguono tensioni, come soprattutto in questo momento, una poi si può materializzare. Di conseguenza, ecco, il mercato dell'energia viene colpito molto da queste situazioni e l'unica possibilità che abbiamo è quella di lavorare su, passare da prezzi fissi a prezzi variabili. Di conseguenza, ecco, se c'è una tensione, una possibile speculazione, come dicevo prima, cerchiamo di anticipare il mercato e andiamo a tutelare i clienti facendoli dei prezzi fissi. Poi, se il mercato per qualsiasi motivo non ha inverte la sua tendenza, si chiama revisione economica, passiamo a variabile per far riprendere la discesa. Voglio puntualizzare una cosa, e questo lo dico come messaggio per tutte le aziende, perché lo riscontriamo sempre di più nelle forniture di gas. Qualsiasi bolletta che avete, se volete sottoporcela, mandatecela pure, perché abbiamo un meccanismo nel nostro paese che è molto penalizzante, che si chiama l'accisa. L'accisa le aziende ce l'hanno agevolata. Molto spesso nelle bollette viene caricata quella domestica, che è pari a 17 centesimi, mentre l'agevolata è 1. Capite che in certi momenti il prezzo del gas è stato 20 centesimi, alcune se ne pagano 17 di accisa sbagliata anziché 1, e alla fine dell'anno sono veramente tanti soldi che potrebbero essere recuperati o non pagati. Ecco, lì abbiamo la consulenza, ecco, prevede di lavorare con il commercialista per far recuperare quelle cifre in base al tipo di società nell'arco di un anno o due anni indietro e di non pagarle per il futuro. Ne abbiamo trovate tante di quelle. Quindi viene fatta una sorta di bilancio energetico, ma dalla richiesta del cliente all'attuazione del nuovo piano, insomma, energetico, quanto arco di tempo può passare? Dipende la situazione del cliente, perché per esempio facciamo l'esempio sulla Newco Promo, essendo in media tensione, è un'azienda abbastanza grande, deve rimanere in fornitura 12 mesi. Quindi ecco, lì è fondamentale avere quella famosa revisione economica che vi dicevo, perché? Perché altrimenti sarebbe difficile, ecco, partire nei 12 mesi, un lasso di tempo così lungo, con un prezzo variabile e poi ritrovarsi in mezzo a una speculazione prenderebbe tutto. Invece ecco, quello che abbiamo utilizzato con Ero è stato metterlo a prezzo fisso, poi nel momento che si è invertito il mercato, tutto il 2002, loro nemmeno si sono accorti di quello che è successo. Nel 2023, dove abbiamo visto invertire il mercato, quindi c'è stata la discesa del prezzo, abbiamo fatto questa famosa revisione economica e l'abbiamo portata a variabile. Quindi anche nel 2023 non si sono accorti di quello che è successo nel mercato. È proprio una delle cose, quell'esigenza iniziale che vi chiedevo, che serviva a me, di poter dire: dobbiamo fare altro nelle aziende, perché il core business è altro e l'energia però è diventato un nocciolo abbastanza importante, lo deleghiamo a una società di cui ci fidiamo. E adesso in questo momento così difficile stiamo valutando di riportarlo al fisso. Ecco, fermo restando poi che le consulenze sono personalizzate, di conseguenza esatto, anche il risparmio. Si può fare però una stima in percentuale di quanto risparmio concretamente c'è stato per la tua azienda rispetto a prima? Questo per avere un'idea, anche per far sì che sia, ecco, un suggerimento anche per altri tuoi colleghi, persone che hanno aziende. Io ho confrontato le nostre bollette, c'è stata una differenza anche del 30, 40, 50%. Che non è poco. Sì, importante. Molto importante. Monitorando bene le cose, ecco, è fondamentale, penso ormai, per un'azienda moderna che approccia mercati importanti, e tutelarsi nel contesto dell'energia, perché poi c'è veramente il rischio di uscire anche col prodotto che vai a vendere fuori mercato con il prezzo. Se ricordo bene, qualche bolletta anche del 100%. Addirittura, sì. Quindi insomma ci sono dei numeri importanti. Sì. E quindi l'esperienza dell'energia sostenibile è sicuramente da consigliare. Sì, sicuramente. Bene, dobbiamo aggiungere altro in questo... Ma guarda, io l'ultima cosa che vorrei dire è che la nostra azienda è molto in espansione, sì, e di conseguenza in un momento delicato economico come vive il nostro paese, consiglio anche a molti ragazzi, siccome il mercato dell'energia è un terzo del PIL italiano, quindi è veramente vasto, ci sono 48 milioni di contatori. Quindi oltre proprio a richiamare i clienti, che ne abbiamo già tanti, ma chiedo anche alle persone, ai giovani, di approcciarsi e anche venire in ufficio da noi, perché ci sono veramente tanti spazi di lavoro, quindi anche tante possibilità,
ecco, di trasformarsi poi in consulenti. Io ringrazio allora i nostri ospiti, ringrazio Eros Bocchini. Grazie. Per aver portato la sua testimonianza concreta, perché come dicevamo oggi si parla tanto di consulenze, si parla di risparmi, però poi le persone a casa hanno bisogno di toccare con mano e in una realtà appunto concreta come sì. La tua azienda. Grazie per essere stato grazie con noi, grazie, grazie Giovanni Piccoli, grazie Roberto Magrelli in regia e a tutti voi per l'attenzione. Arrivederci. La consulenza innovativa in ambito energetico per accompagnare imprese e famiglie verso un futuro sempre più ecosostenibile, green e pulito.